Rieccoci qui al lavoro. Oggi Mirko inizierà un lavoro molto particolare, ma ve lo facciamo spiegare da lui. Eccola qui, ciao Mirko! Ciao ragazzi! Adesso... Ricordate, questo è il materiale che abbiamo comprato la volta scorsa, che era un mistero di cosa voleva combinare Mirko tutto fare. Ma rimarrà sempre un mistero. Seguiteci e vedrete cosa sto per combinare. E adesso è il momento di prendere le misure. Ovviamente eccolo qui il nostro capo cantiere che ci dirige i lavori. E adesso è arrivato il momento di passare il silicone. È stato davvero molto divertente e devo dire che la creatività di Mirko mi sbalordisce sempre. Non potevo che dedicarglielo. E ora è arrivato il momento di tagliare i pezzi più piccoli. Ragazzi, tutto inizia a prendere vita. Ma cosa gli frullerà nel cervello? Lo scopriremo. Un passo alla volta, step by step. È così che i sogni si materializzano. Io Carmelo, cosa ne pensi del lavoro di Mirko? Beh, qua stiamo facendo... Che cos'è questo? Io sono il suo allievo. Una sala gioco? Guardate i bicipiti. Questa è la sala gioco con il mio operaio. Guardate i bicipiti, l'ho preso tutti qua. Mirko! Il mio bicipite di... Oggi gli facciamo fare il film Il Gladiatore. Da notare, maglione bello strappato. Complimenti, zia Carmelo. Mi sono prese d'aria. Praticamente ho fatto due buche perché aria non ce n'avevo. Saluta a tutti i nostri follower, zio Carmelo. Ciao follower, ci seguite per sempre. Te la rendi, io te la... E dopo la visita del mitico zio Carmelo, il super meccanico, continuiamo a prendere le misure per fare tutto in maniera perfetta. Nuovo giorno, nuovo lavoro. E oggi Mirko Tuttofare cosa si farà? Allora, sto stuccando le fughe, così è tutto più liscio. E dopo aver passato lo stucco con la levigatrice, rifiniamo il tutto. E adesso è il momento di imbiancare. Vamos! È proprio vero, ragazzi, non esiste nulla in cui si crede che non si possa realizzare e noi ringraziamo Dio che ci guida in ogni nostro passo. Ragazzi, ho sentito uno strano rumore, vediamo cosa sta combinando Mirko. E adesso è il momento di fare le armi dell'armadio. Eccole qui, tirate fuori. Ma prima le carte giabo. Siete pronti per vedere il risultato finale? Venite con me. Ragazzi, siamo davvero emozionati. Questo è il risultato finale e noi siamo soddisfatti di tutto ciò. Se ci fosse mia nonna ancora qui, ne sarebbe davvero molto felice. Ma mi raccomando, non perdetevi il prossimo episodio e ci vediamo al prossimo video!